Dopo la scoperta del sito Urufu, spero di averlo pronunciato giusto, che è un sito su cui una volta iscritti si possono realizzare una specie di tornei su praticamente qualunque cosa, il buon Alain ha deciso di selezionare 64 tra i disegnatori di Topolino che hanno lavorato, cioè su Topolino, se non ricordo male, sugli ultimi 5 anni, per realizzare una specie di mega torneo sui disegnatori e artisti Disney su Topolino. Ovviamente l'ho fatto sopra un video con il link al torneo che ha creato, invitando tutti quanti a poter partecipare e realizzare la propria, diciamo così, classifica personale, che in realtà è una classifica che ogni volta che vai a provare il gioco potrebbe essere diversa una volta dall'altra, visto che gli abbinamenti ai vari turni sono tutti assolutamente e rigorosamente casuali. Ho provato il gioco che ci ha proposto Line per ben due volte, la prima volta così subito di getto e la seconda volta invece pensandola già per il video, soprattutto sulla spinta della menzione che mi ha dato insieme ad altri youtuber disneyani il buon Michele nel suo invece di video dedicato proprio a questa interessante iniziativa. L'esito delle due prove è fondamentalmente identico, almeno per quel che riguarda il vincitore, mentre ovviamente sono cambiati quelli che alla fine sono arrivati nella top 8 o addirittura anche nella Final Four. Però nel complesso, alla fine, appunto, molte delle valutazioni comunque mi hanno guidato nelle varie scelte sono state abbastanza analoghe. Inoltre ho comunque deciso di registrare il video a tappe, cioè prima fare la prova e poi registrarci sopra il commento, fondamentalmente per due motivi. Innanzitutto perché comunque l'iniziativa era arrivata in vicinanza con il mio partire verso la Calabria e quindi sarebbe stato molto carino poter registrare il commento con la mia collezione Disney alle spalle. E poi perché in questo modo spero di riuscire a contenere in un tempo abbastanza ristretto umano tutto il commento relativo alle scelte che ho fatto. Detto ciò, quindi andiamo a vedere com'è andato il primo turno. Il primo momento di difficoltà arriva quando si confrontano Andrea Malveri e Alessio Coppola. Fondamentalmente il motivo è perché comunque Coppola, nonostante sia tecnicamente un disegnatore molto valido e molto preciso, alla fine ha pesato il fatto che comunque il suo tratto non mi trasmette grandi emozioni. In realtà avrei potuto tranquillamente evitare il commento, però l'ho voluto fare su questa votazione fondamentalmente per dire qual è il criterio principale con cui ho scelto, ho fatto le varie scelte, cioè sostanzialmente un criterio, almeno per la maggior parte dei casi, puramente basato sul gusto, che non vuole per niente essere oggettivo ed è anzi molto soggettivo. Di fatto, lo dirò più avanti, in realtà se avessi voluto fare un criterio oggettivo, probabilmente il vincitore sarebbe stato un altro rispetto a quello che alla fine è arrivato. Una delle più grosse difficoltà, non solo di questo primo turno, ma fondamentalmente di tutto il torneo, è stata invece la sfida tra Lorenzo Pastrovicchio e Fabio Celoni, che per una grandissima sfortuna, possiamo proprio dire, mi è capitata proprio in questo primo turno. Di fatto stiamo parlando di due grandissimi e validissimi autori usciti entrambi più o meno nello stesso periodo dall'Accademia Disney, all'epoca in cui questa era guidata da Giovan Battista Carpi. Pastrovicchio dalla sua ha un esordio spettacolare sulle pagine di PK con il famosissimo e meraviglioso Trauma scritto da Tito Faracci, che non solo nella sceneggiatura ma anche nei
disegni proposti da Pastrovicchio è una esemplare sintesi tra un approccio classico al mondo Disney e un altro invece molto più innovativo che era quello tipico di PK. Di fatto poi da quel primo esordio Pastrovicchio è riuscito poi a rendere il suo tratto ancora più morbido, aggiungendo quindi maggiore dinamicità alla muscolarità di un tratto che era veramente spettacolare sin dai suoi esordi. Però era purtroppo per lui, in questo caso, perché ho dovuto lasciarlo dietro, abbastanza inarrivabile. Torna a casa Paperino di Fabio Michelini, disegnata proprio da Fabio Celone, che secondo me è una delle storie più belle, sia per il testo ma anche per i disegni di Celone, che ho letto in quell'epoca, in quel periodo, all'interno delle pagine di Topolino. E negli anni successivi stiamo parlando comunque di due disegnatori che hanno confermato le aspettative che ci avevano posto come autori a noi lettori in quegli anni di esordio. Anche la sfida tra Andrea Fracero e Ariel Midtun ha avuto non poche difficoltà. Fondamentalmente il motivo è perché abbiamo comunque di fronte due scuole diverse, quella italiana e quella egmontiana, ma anche per un'altra faccenda che cercherò di raccontare. Fracero oggi è diventato in pratica l'art director di Topolino, ovvero praticamente un po' tutti i disegnatori che vorrebbero esordire su Topolino molto probabilmente si presentano proprio con un tratto che vuole essere franceliano. Inoltre molti altri disegnatori sono poi evoluti diventando in pratica anch'essi dei franceliani, ma anche di questo ne parleremo un po' più avanti. Di fatto alla fine ci fu un periodo, e a volte ogni tanto succede ancora nel periodo più recente, in cui senza i crediti uno potrebbe tranquillamente dire che quel Topolino l'ha disegnato Fracero, anche se non magari disegnato niente in quel numero. In effetti quindi questo è stato un elemento in detrimento, diciamo così, che mi ha spinto alla fine a votare su invece Midtun. Non solo perché comunque in ogni caso il suo tratto mi piace, ma anche perché in realtà con Midtun abbiamo un effetto contrario. Midtun infatti nella grande vasta arena egmontiana è insieme Cary Coronen uno dei pochi autori che riesce a distinguersi da una linea classica che è quella che fondamentalmente la Egmont impone ai suoi disegnatori. Basti pensare come si è modificato, secondo me in peggio, il tratto di Andrea Ferraris. Proseguiamo poi con un commento su una delle sfide che è stata più semplice invece da risolvere, quella tra Casti e Nico Picone. Il commento è fondamentalmente legato anche col ragionamento che facevo prima su Fracero e Midtun. Di fatto non era così scontato che Casti sarebbe riuscito a passare contro Picone, se vogliamo, però il problema è che fondamentalmente Nico Picone ha in qualche modo tradito il suo esordio. Quando infatti arrivò con le sue prime storie su Paperino e su Topolino, il suo tratto ricordava molto da vicino quello di Stefano Intini e fu una cosa che a me esaltò parecchio, visto che Intini è comunque uno dei miei disegnatori preferiti. Alla fine, quando poi qualche anno dopo un periodo di sparizione più o meno breve dalle pagine delle riviste disneyane, si è poi ripresentato prima su un numero dei classici Disney dedicato alle giovani marmotte e poi ufficialmente su Topolino con il suo stile fracceliano, io l'ho intesa quasi come un vero e proprio tradimento delle sue origini e quindi di fatto in questa situazione non me la sento proprio, non me la sono sentita proprio di votare per Picone. E ho fatto passare Casti, il cui tratto comunque, diciamo, mi piace in ogni caso. La sfida tra Christian Canfaille e Fabrizio Petrossi ha coinvolto in realtà una serie di considerazioni che vanno un po' oltre rispetto al gusto personale. Da un lato infatti abbiamo un disegnatore che in qualche modo risveglia l'effetto nostalgia, lo chiamo io, visto che Canfaille al tratto si rifà in maniera anche abbastanza esplicita a tutta una serie di disegnatori che sono usciti dallo studio
spagnolo comica che tra gli anni 80 e 90 ha riempito le pagine di Topolino collaborando strettamente con i nostri sceneggiatori. Dall'altro invece abbiamo un disegnatore, Fabrizio Petrossi, che ha lavorato moltissimo con la Disney Internazionale, ma che soprattutto ha esibito nel corso degli anni una varietà di stili che ha sempre cercato di adattare alle varie tipologie di mercato e di pubblico con il quale si doveva confrontare. Abbiamo in qualche modo quindi il Petrossi italiano, il Petrossi piemontiano, il Petrossi francese. Per cui dal punto di vista strettamente tecnico, e se avessi impostato questo video puramente su considerazioni tecniche, quindi un pochino più oggettive, probabilmente Petrossi avrebbe vinto la classifica, visto che appunto esibisce una così grande varietà di tratti e di stili. Invece alla fine mi sono lasciato guidare appunto dal gusto personale, da quello che ho chiamato effetto nostalgia e che, come vedrete, porterà Canfailla piuttosto avanti nel corso di questo torneo. Altra sfida difficile è stata quella tra Donald Soffritti ed Enrico Faccini. Alla fine mi piacciono entrambe le interpretazioni. Indubbiamente, come ha anche detto Michele nel corso del suo video, Soffritti è decisamente molto efficace quando c'è da proporre qualcosa in stile vignettista o comunque sulla breve striscia di 3-4 vignette. Allo stesso tempo però abbiamo dall'altro lato un disegnatore come Faccini più classico, ma non per questo meno riconoscibile rispetto per esempio alla marea di disegnatori classici egmontiani che sembrano tutti uguali a se stessi. Alla fine però ha vinto Faccini fondamentalmente perché è stato più presente su Topolino, quindi in qualche modo è riuscito a entrare un po' di più nel cuore rispetto a Soffritti. La difficoltà invece nella sfida tra Giuseppe Facciotto e Graziano Barbaro è fondamentalmente dovuta al modo in cui Facciotto ha modificato il suo stile. Aveva infatti iniziato con uno stile che ricordava, almeno personalmente, Mastantuono. Poi ha integrato alcuni elementi dello stile di Freccero, riuscendo a trovare una sua sintesi personale di questi due tratti principali. Per cui, rispetto a Picone, aveva sicuramente un vantaggio. Il problema è che Barbaro risulta all'interno di questa selezione eseguita da Alain l'unico che esplicitamente prosegue la linea grafica alla Turconi, di cui poi parleremo più avanti. Per cui alla fine ho preferito far avanzare almeno per questo primo turno il buon Barbaro. E arriviamo quindi all'ultimo commento relativo al primo turno con Davide Cesarello e Blasco Pisapia. In questo caso è stata veramente una morte nel cuore, fondamentalmente perché considero, almeno dal punto di vista grafico, Pisapia come l'erede di Don Rosa, o quantomeno uno degli eredi. In effetti ci sarebbe Guerrini, però questo è un discorso a parte. Alla fine però, comunque molta malincuore, forse ancora di più rispetto agli altri, ho preferito Cesarello perché negli ultimi suoi lavori è riuscito ad essere così evocativo da, diciamo così, avvicinarsi al criterio principale che ho adottato per dare la vittoria in questo torneo. La prima difficoltà del secondo turno è fondamentalmente legata al fatto che tra Casti e Federico Franzò avevo accarezzato per un attimo l'idea di portare avanti Franzò, non tanto per una questione di piacevolezza o meno del tratto, fondamentalmente da quel punto di vista li posso considerare abbastanza alla pari, ma in particolare perché avevo una mezza idea di portare avanti il nuovo che avanza, come si suol dire. Alla fine però mi sono lasciato influenzare dal classico effetto nostalgia del tratto scarpiano di Casti. La prima vera difficoltà del secondo turno invece arriva con Giorgio Cavazzano e Massimo Fecchi. I due disegnatori sono fondamentalmente coetanei, se non ricordo male Cavazzano dovrebbe avere 2 o 3 anni in più di Fecchi, nel caso correggetemi in descrizione. Cavazzano iniziò la sua carriera nel mondo del fumetto, in particolare in quello disneyano, come
assistente e inchiostratore di Romano Scarpa, dalla cui linea grafica poi si staccò grazie alla sua propensione a sperimentare strutture, tratti sempre nuovi per aggiornare e tenere continuamente aggiornato il suo stile. Non a caso, infatti, si guardò anche all'esterno nei confronti di altri autori di fumetti comici non disneyani e in particolare imparò la lezione di Uderzo includendo nel suo stile elementi presenti in quello del disegnatore di Asterix. Fecchi invece fondamentalmente fu un autore un po' più autodidatta che alla fine arrivò al fumetto disneyano piuttosto tardi, nonostante alle spalle avesse una carriera abbastanza solida nel fumetto comico, in particolare nel mercato francese. Tra l'altro dovrei avere da qualche parte una testata non italiana con un fumetto non disneyano disegnato proprio da Fecchi. Anche Fecchi comunque, forse ancora di più di Cavazzano per via della sua esperienza lavorativa sviluppatasi soprattutto all'estero, ha integrato nel suo tratto elementi alla Uderzo, per cui in qualche modo si potrebbe dire che nonostante tutto gli stimoli esterni dei due autori sono stati molto simili. La scelta finale, però, relativa al voto, è stata dettata dal fatto che il tratto di Fecchi sta invecchiando molto meglio rispetto al tratto di Cavazzano. È ovvio che questa è una delle tante sfide, con quella tra Lorenzo Pastrovicchio e Fabio Ceroni, che avresti voluto vedere un po' più avanti nel corso del torneo. Però è andata così e mi dispiace. L'altra sfida del secondo turno che mi ha dato un po' da pensare è stata quella tra Silvia Zicca e Francesco Guerrini. In questo caso, alla fine, ho optato per Silvia Zicca facendo il banale ragionamento delle quote rosa. Fondamentalmente stiamo parlando di due disegnatori che considero abbastanza alla pari per quel che mi riguarda. E, appunto, non mi sono fatto grossi problemi perché ho pensato che al turno successivo chiunque dei due avrebbe vinto sarebbe stato molto probabilmente eliminato. E invece, la sfida che c'è stata tra Silvia Zicca e Lucio Leoni in qualche modo mi ha un po' smentito, perché se alla fine Lucio Leoni comunque ha sconfitto Silvia Zicca facendo vincere la propensione scarpiana del disegnatore, in realtà non sono così convinto che l'esito sarebbe stato lo stesso se invece la sfida fosse stata con Guerrini. Ed entriamo quindi con questo commento nel vivo del terzo turno, in cui la grande sfida in cui ho avuto qualche difficoltà è stata quella tra Cesarello e Roberto Bian. In questo caso stiamo parlando comunque di due disegnatori che sono riusciti ad ottenere un tratto molto evocativo con due stili molto diversi, anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista tecnico. E questa è una delle poche occasioni in cui, nel dubbio, ho fatto vincere della valutazione tecnica. In questo caso non per dire la tecnica di Bian mi piace più di quella di Cesarello, ma per il semplice motivo che la tecnica di Bian è differente rispetto a quella di Cesarello. Ottengono alla fine risultati non molto diversi come emozioni che trasmettono con tecniche diverse. E poiché di fatto il modo in cui Cesarello raggiunge quel risultato è ben rappresentato da altri disegnatori, alla fine proprio questa, diciamo così, originalità tecnica l'ho voluta premiare e portare avanti. Al quarto turno il momento di difficoltà è stato invece nella sfida tra Alessandro Pastrovicchio e Canfailla. La difficoltà era sostanzialmente dovuta a quanto volevo far pesare l'effetto nostalgia del tratto di Canfailla, però alla fine la linea grafica dei fratelli Pastrovicchio ha vinto rispetto appunto a questo effetto nostalgia, senza dimenticare comunque l'eleganza a cui è giunto come sintesi conclusiva il buon Alessandro. Le final Foro si giocano quindi tra Alessandro Pastrovicchio, Paolo Mottura, Claudio Sciarrone e Fabio Ceroni. E di queste due semifinali, quella che ha avuto qualche difficoltà in più, che mi ha fatto pensare un po' di più, è stata quella tra Alessandro e Mottura.
Il punto è che fondamentalmente abbiamo un disegnatore molto evocativo, molto elegante come Montura, che si confronta con un altro disegnatore la cui carriera di fatto, proprio come quella di Cavazzano, iniziata, se la memoria non mi inganna, come inchiostratore, nello specifico inchiostratore del fratello Lorenzo, ma che alla fine è arrivato a una sua sintesi che, pur se ancora non si stacca completamente da quella linea grafica, è in qualche modo comunque distinguibile rispetto al tratto di Lorenzo, in quanto è, non me ne voglia Lorenzo, un po' più elegante rispetto al tratto invece un po' più potente di Pastrovicchio Senior. Montura invece nasce sin da subito come un disegnatore molto elegante, molto espressivo. All'inizio personalmente trovavo moltissimi elementi in comune con Paolo Ongaro, anche se già si vedeva un'eleganza maggiore rispetto a quella del maestro Ongaro. Successivamente, con il suo evolvere, ho iniziato a notare anche alcune pur minime influenze provenienti da Asteriti, e quindi alla fine il suo tratto particolarmente elegante è indubbiamente uno di quelli che mi piace di più, d'altra parte nelle Final Four. Alla fine però la sintesi di Alessandro Pastrovicchio, unita anche al più generale discorso sulla linea grafica dei fratelli Pastrovicchio, ha vinto, per che diciamolo la gradisco giusto un po' di più rispetto al tratto di Muttura, ma qui le differenze non sono grandissime. L'esito finale però, considerando come era andata la sfida tra Fabio Celoni e Lorenzo Pastrovicchio, era in qualche modo scontata, ma anche se non ci fosse stato Pastrovicchio, per dire, anche se ci fosse stato Cavazzano o Fecchi, l'esito finale sarebbe stato lo stesso, identico, analogo. Prima però di passare ai saluti, vorrei fare alcune considerazioni su alcuni disegnatori particolari, partendo dalle considerazioni sui disegnatori che avrebbero sicuramente perso qualunque fosse stata la sfida, a meno di una sfida tra loro. In particolare sto parlando di Giovanni Rigano, Marco Gervasio e Sio. Su Gervasio sono sicuramente in minoranza, visto che sono dei pochi a cui il suo tratto non piace tantissimo, quantomeno non dice poi così tanto. Di fatto paga un po' come Coppola e in parte anche come Perina per le valutazioni precedenti, cioè le valutazioni in cui hanno perso, il fatto di essere un po' troppo cavazzaniani. Alcune vignette singole, isolate, dei tre disegnatori, uno potrebbe tranquillamente dire: ma questa l'ha disegnata Cavazzano, invece no. Il tratto di Rigano invece non riesco proprio a sopportarlo, ma credo di averlo scritto in varie occasioni su Topolino, ogni volta che mi è capitato di scrivere qualcosa su delle sue storie. E sì, io onestamente, come disegnatore disneyano, non è un disegnatore disneyano. Io non l'avrei inserito nei 64, e anzi piuttosto avrei messo Emilio Urbano, perché lui, come Barbaro, fa parte della linea grafica di Turconi, che purtroppo, ma penso che molti sono d'accordo con me, manca anche da troppo tempo delle pagine di Topolino. Tra l'altro, proprio la sua linea grafica è una delle più originali che ci sono state su Topolino dopo l'arrivo di Mottura e Celoni, per fare i primi due che mi sono venuti in mente. E a differenza di questi due è anche molto più facilmente classificabile il suo punto di origine, il suo punto di riferimento, che fondamentalmente è l'animazione, in particolare l'animazione degli anni 70. Senza dimenticare poi che ha una varietà di animali antropomorfi, di personaggi antropomorfi nelle sue storie, che è veramente rara al giorno d'oggi, in cui si vedono soprattutto paperi, qualche topo, molti cani. E arrivati a questo punto, non vi tedio più con questo lungo commento a un gioco tutto sommato divertente, che è stato bello fare e che, ripeto, non ha nessun desiderio o voglia di essere oggettivo. E il mio risultato è molto probabilmente, a parte, ripeto, il primo del torneo, il vincitore del torneo, avrebbe esiti ogni volta diversi in ogni gioco che potrei pensare di provare, proprio a causa della casualità della scelta dei personaggi che si vanno a sfidare. Arrivati quindi a questo punto, non mi resta innanzitutto che invitarvi ad andare in descrizione, perché no, provare anche voi questo gioco, e se vi va andare a scrivere nei commenti la vostra classifica, il vostro esito del torneo. O se addirittura non siete degli youtuber, magari qualcuno lo linkerò proprio all'interno della descrizione, passate tranquillamente, se non vi
ricordate di menzionarmi nella descrizione per lasciare il link al vostro video. Ovviamente, a tutti quanti, ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi questi un po' così, spot, che parlano del fumetto, giusto per parlare del fumetto. Saluti a tutti!